dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio. È questo il filo conduttore della Festa della Toscana 2021, celebrata il 30 novembre con una seduta solenne del Consiglio regionale, un corteo con i gonfaloni di molti comuni toscani e un convegno pomeridiano intitolato La Toscana che non odia. Gli eventi si sono tenuti al Cinema La Compagnia di Firenze, dove i lavori sono stati aperti da un messaggio inviato dalla senatrice a vita Liliana Segre, che ha definito la Toscana terra che vanta una grande tradizione in fatto di tutela dei diritti, sia sul piano della elaborazione teorica e giuridica, sia delle pratiche dei suoi governanti più illuminati, e tutela non solo dei diritti civili e di libertà, ma anche dei diritti sociali. Questa è la festa di tutte le cittadine e tutti i cittadini della Toscana. Non vuole essere una ricorrenza per ricordare per quanto la Toscana è stata all'avanguardia nel mondo, abolendo per prima, nel 1786, con Pietro Leopoldo, la pena di morte. E non vogliamo fare solo questo, perché basta leggere i dati di Amnesty, ci dice ancora che metà dei paesi al mondo non hanno abolito la pena di morte. Se nel mondo non è ancora vinta la battaglia per la totale abolizione della pena di morte, in Toscana c'è un'altra battaglia da combattere, ugualmente importante, quella contro i linguaggi d'odio. La Toscana vuole essere all'avanguardia anche nella lotta ai linguaggi d'odio, per questo abbiamo legato le due cose. Ai ragazzi più giovani, alle ragazze, dico di non voltarsi mai dall'altra parte se un loro coetaneo è molestato in rete oppure dal vivo. Una festa della Toscana che torna protagonista con il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza, i sindaci della Toscana, per dimostrare a se stessi quanto siamo stati in grado di fare nel 1786 e quanto oggi è importante il nostro ruolo contro ogni forma di violenza, per dimostrare che a violenza non si risponde con violenza. Siamo stati in grado all'epoca di abolire la pena di morte e dobbiamo essere in grado oggi di contrastare nuove forme di violenza, che possono essere verbali con dei gesti, possono essere mentali, possono essere fatte nei confronti delle persone in tanti modi. Come segnale di unità, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci ha proposto di donare ai sindaci presenti alla seduta solenne una bandiera della Toscana. Ancora in un periodo delicato quale quello presente, però vediamo arrivare i sindaci e i loro delegati da tutta la Toscana, e questo è un gran bel segnale. Sono contento di aver dato un contributo in questo senso, perché soltanto con l'unitarietà, ma anche con le idee chiare, con lo spirito di autonomia e di dare forza ai territori, possiamo davvero ripartire come Toscana. Sul palco, di fronte ai primi cittadini, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha ricordato l'importanza della Festa della Toscana istituita 20 anni fa, non solo come rievocazione storica, ma come messaggio al mondo. Ma soprattutto è di proiezione verso il futuro. Fummo il primo Stato al mondo 235 anni fa, era il 30 novembre del 1786, ad abolire la pena di morte. Oggi è abolita in 106 paesi del mondo, su circa 200 stati del mondo. Ancora più della metà della popolazione della Terra vive in paesi in cui l'ordinamento penale chiede, come estrema ratio, ma comunque la pena di morte. Ecco, i valori di civiltà, dell'umanesimo, dei diritti, della libertà che la Toscana seppe esprimere per prima 235 anni fa sono attuali. Di pena di morte ha parlato anche la direttrice dell'Istituto Dirpolis della scuola Sant'Anna di Pisa. Ancora oggi ci sono molti paesi che la mantengono, talvolta anche convintamente, nonostante i dati anche empirici dimostrino che non ha una efficacia deterrente pari a quella che ci si aspetta. Quindi è una scelta di civiltà che ancora molti stati devono compiere, e la Toscana da questo punto di vista è stata una apripista importantissima. Terminata la seduta solenne, i sindaci con i gonfaloni dei comuni si sono diretti in un suggestivo corteo verso Palazzo Vecchio. State attenti al comando! Saltate! Nel pomeriggio, sempre al Cinema La Compagnia, si è tenuto un convegno intitolato La Toscana che non odia, a cui hanno assistito moltissimi studenti e che ha portato alla firma del manifesto per la comunicazione non ostile, tra i cui principi ci sono l'ascolto, il rispetto, la cura, la consapevolezza e la responsabilità.
Il manifesto è stato tradotto in 35 lingue e rappresenta un passo importantissimo verso un linguaggio sempre più inclusivo. Tantissime persone con una grande sensibilità hanno detto ok, proviamo a vivere meglio la rete, perché iniziavano i primi episodi di hate speech, di fake news, di cyberbullismo, eccetera. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato a scambiarci delle idee, sono nati dei principi, abbiamo condiviso questi primi principi con la rete, ci sono state migliaia di collaborazioni e di suggerimenti e così a febbraio di 5 anni fa ormai è nato il manifesto della comunicazione non ostile. A ribadire l'importanza della Toscana come terra di diritti sono arrivate dal Sudafrica anche le preziose parole di Silwa Tan, CEO della Nelson Mandela Foundation. Hate speech carries with it all hatred. Tutti i linguaggi di odio e l'odio in generale in realtà comportano violenza, a volte fisica e a volte verbale. In questo momento abbiamo bisogno di una leadership importante e io spero tanto che venga proprio dalla Toscana. Abbiamo bisogno di leader che possano veramente resistere alla tentazione di sfruttare i movimenti e le persone stesse, come aveva detto Madiba, Nelson Mandela. Un videomessaggio applaudito dai giovani è stato quello del calciatore del Napoli Kalidou Koulibaly, che il 3 ottobre scorso era stato vittima di insulti razzisti durante la sfida con la Fiorentina. Dopo gli episodi di Firenze-Napoli e quello che mi è successo, mi sono molto documentato sulla Toscana e ho saputo che è una grande regione di cultura, di arte, e per questo io non pretendo nessuna scusa da parte di toscani e di fiorentini, perché ho visto tanti messaggi, ho avuto tanta solidarietà da parte loro, anche dal Club Viola. Quindi di questo le voglio ringraziare e per me dobbiamo ripartire da questo, andare avanti e combattere il razzismo, che è una cosa molto importante. Il vignettista Sergio Stein ha disegnato un'opera dedicata all'abolizione della pena di morte. Mi commuove pensare l'idea che la Toscana è stato lo primo stato al mondo che ha raggiunto un obiettivo di civiltà così alto. Io credo forse l'obiettivo più alto, perché l'uccisione del nemico, l'uccisione del cattivo, l'uccisione per punizione sia una cosa che è nata all'inizio degli uomini, quando dei primi uomini, e si è prolungata per migliaia di anni. Arrivare a concepire invece un atteggiamento così umanitario, così solidale, così profondamente giusto e senza influenze religiose, insomma, esterne, insomma, proprio come civiltà volteriana, insomma, credo che sia una cosa di cui dobbiamo andare orgogliosi del mondo, più di Michelangelo o di Leonardo per certi aspetti. Una Toscana di cultura e di diritti, dove migliaia di studenti ogni giorno vanno a scuola e dove possono imparare ad esprimersi liberamente e senza violenza, nel rispetto dell'altro. Dobbiamo lavorare per una scuola in cui le ragazze e i ragazzi possano esprimersi, non abbiano paura del giudizio, della critica dell'adulto, del coetaneo, del compagno di classe, una scuola in cui si possa leggere i quotidiani, si possa leggere un'informazione verificata, imparziale, plurale e si possa essere accompagnati dai docenti in un'educazione al confronto, in cui si possa comprendere effettivamente quanto il confronto tra idee diverse possa rappresentare la crescita di una comunità. A far vedere i linguaggi d'odio e le polarizzazioni da un altro punto di vista ci ha pensato il TG satirico Lercio. Noi cerchiamo di parlare appunto dell'attualità, della realtà con le nostre notizie finte, e con il nostro linguaggio cerchiamo anche di esporre il nostro punto di vista. Noi in redazione siamo 22 persone differenti, ovviamente abbiamo 22 punti di vista differenti e nei nostri articoli ci mettiamo tutto noi stessi e cerchiamo di raccontare il nostro punto di vista sulla realtà. Dall'abolizione della pena di morte alla lotta ai linguaggi d'odio, la Toscana manda ai giovani un messaggio. Non siate indifferenti, non giratevi mai dall'altra parte. Spesso vi capita che un vostro amico minacci, violenti, usi linguaggi d'odio verso un suo compagno di classe. Denunciatelo, abbiate la forza di raccontare quello che accade, perché chi subisce violenza fa fatica
a farlo. E allora la Toscana deve mandare questo messaggio, lo deve fare con grande forza, sapendo qual è la parte giusta della storia da cui stare. Io mi fido molto delle nuove generazioni, io credo che siano più avanti di noi nella capacità di leggere il presente ed il futuro, e attraverso le loro lenti voglio costruire la Toscana del domani, una Toscana che continui a essere aperta, accogliente, inclusiva.